Reduce dalla lettera minatoria contenente polverine misteriose, ma per il momento è sano e salvo. Bentornato, sindaco di Como, Buonasera, Mario Lucini. La prendiamo sul buonasera. ridere, pur nell'imbecillità del gesto, però mi permette una battuta. E arriva proprio da questo, dalla lettera che è arrivata ieri. Peraltro oggi si è innestata, ci sono stati altri episodi. Una è stata intercettata, a mio pare fosse indirizzata, credo, al sindaco di Sondrio. Sondrio. Sicuramente è arrivata alla segreteria dell'assessore Beccalossi. Era già arrivata al sindaco di Milano Pisapia. Ieri grande mobilitazione a Palazzo. Anche lei è stato raggiunto da questa lettera di sedicenti, diciamo così, brigate rosse, perché poi bisogna vedere quanto. Certo. So che il materiale è stato spedito per analisi. È preoccupato? No, non sono preoccupato. Sono un po' dispiaciuto perché comunque 99 su 100 è uno scherzo, ma è uno scherzo che fa perdere tempo e risorse alla comunità, per cui è Eh sì, comunque vabbè, una forze cosa dell'ordine, ASL, negativa, certo. artificieri, tecnici, cordone di sicurezza intorno si è sentito, però insomma, No. no, scherzo No, ovviamente. non ho di questi bisogni. L'hanno aggiornata oggi sul fronte delle indagini? No, semplicemente ho avuto un colloquio col questore che mi ha informato del contenuto della lettera e del fatto che sia stato poi mandato il contenuto per le analisi, ma niente di particolare. Niente, insomma, niente, niente di significativo. No. Allora, siamo alle notizie della giornata. Stasera, peraltro, informazione tecnica per esigenze di servizio amministrative. Duriamo un quarto d'ora in meno, quindi io cerco di accelerare i tempi. Lei acceleri le risposte in modo tale che tra poco Assolutamente. si vada ad aprire subito la linea. Deve, tra l'altro, qualcosa dall'ultima puntata? Sì, Ecco, no, io ho no, dimenticato il foglietto a casa, ma no. mi ricordo. Allora, abbiamo anche A tantissime qualcosa mi email. ricordo, sì. Stiamo alla cronaca di giornata. Stasera, come ha visto, è intervenuto anche. Abbiamo aperto il telegiornale con la denuncia di Confcommercio circa il fenomeno crescente degli ambulanti, degli abusivi, dell'accattonaggio in centro città. Fenomeno che in effetti in questo momento ha oggettivamente proporzioni maggiori rispetto a quanto siamo abituati. Confcommercio ne fa una questione di sicurezza, di decoro, di una città turistica, anche ovviamente in certi casi di concorrenza sleale, perché poi il prodotto venduto in strada a pochi euro. Insomma, ne fa un ragionamento Sì, ma molto non ampio. penso si riferisse a quello, si riferiva Si fa più un ragionamento molto, all'accattonaggio, molto così. ampio, partendo proprio dall'accattonaggio. Certo. Lei è intervenuto al TG dicendo che in effetti anche voi avete tastato il polso alla Sì, direi situazione. da una quindicina di giorni almeno abbiamo verificato un incremento un po' anomalo di questa situazione, soprattutto per quanto riguarda gli episodi di molestia e di, magari in alcuni casi anche di aggressività. Abbiamo chiesto un'attenzione maggiore e ritengo ci sia già stata dimostrata da parte sia della Polizia Locale che delle forze dell'ordine. Quindi sicuramente da porre attenzione a fenomeni di aggressività o di molestie, insistenze eccessive. Per il resto è semplicemente lo specchio, delle situazioni di difficoltà che vive la nostra società. E quindi non ci sono neanche molti strumenti per intervenire se non cercare di rimuovere le cause, le condizioni di disagio. Su questo siamo fortemente impegnati, pur Ma siamo, nei limiti delle nostre quello che le disponibilità chiedo è, come assessorato ai servizi sociali, però. al di là delle situazioni singole, non c'è invece alle spalle anche un sistema più ampio e organizzato di È sfruttamento delle persone possibile. in un racket? Per cui E in realtà questo si. No, non non lo so, sono in magari lei. condizioni di dirlo. Direi più che in centro, più che nelle manifestazioni in centro città, vedo una variazione un po' significativa sulle presenze ai semafori che fanno pensare alla possibilità di qualche tipo di organizzazione e in questo senso abbiamo chiesto delle verifiche. Ah, quindi lì avete maturato il sospetto? No, è un'osservazione da cittadino che si muove e che vede, non è che io abbia elementi Diversi. particolari, però c'è stato un incremento e una tipologia di presenze che può far pensare a qualche tipo di organizzazione. Avete chiesto l'accertamento o verifica a chi? Beh, certo, abbiamo chiesto Prefettura, attenzione questura? alla questura, ai carabinieri su quelle cose. Poi, questo però non deve poi degenerare in fenomeni di intolleranza o di cecità, perché tutto sommato capisco che la povertà estrema ci mette a disagio, perché mette a disagio le contraddizioni della nostra società e queste vanno affrontate, non nascoste.
Questo non significa che debba essere accettato qualsiasi tipo di comportamento illecito, molesto, anche, aggressivo. Esatto, parlava di qualche quello molestia. Sì, quello ovviamente non va accettato. Poi non si può pensare di eliminare con un colpo di bacchetta magica le situazioni di disagio che propone la nostra società, che ci sono, che abbiamo sotto gli occhi in tanti modi e che richiedono delle risposte. Andiamo avanti rapidamente. ZTL, se ne è parlato, allargamento del centro storico di Como, allargamento della zona a traffico limitato, è stato oggetto di discussione l'altra sera in un consiglio comunale Fiume. Alla fine la mozione del consigliere Rapinese, quella principale, diciamo, quella che sostanzialmente chiedeva di spostare in là il progetto, è stata bocciata, accolta invece una che riguarda l'aumento dei posti blu per residenti. Se posso permettermi, erano un po' contraddittorie tra di loro, ma lasciamo perdere. Diciamo, voi tirate dritto, si parte il primo Tiriamo luglio. Tiriamo dritto sugli obiettivi e sui tempi, non tiriamo dritto sui contenuti, perché sennò avremmo già deliberato come giunta un mese e mezzo fa. Invece il fatto che non si sia ancora deliberato. Perché lei dice il progetto è pronto, adesso certo, è sottoposto a discussione aperta, questo sta dicendo. Certo, siamo pronti a raccogliere altri suggerimenti prima di deliberare in giunta. Questa è la dimostrazione più evidente che non si tiri avanti e basta, senza ascoltare nessuno, ma che si aspetti di portare ma degli aggiustamenti. Ma oggi, sul progetto, così come l'abbiamo raccontato in 100.000 salse, possiamo dire che sia intervenuto qualche elemento esterno, qualche riflessione che vi ha portato dei correttivi, o fino ad oggi comunque A valle della presentazione no, perché di fatto abbiamo registrato solo la protesta senza praticamente nessuna proposta. Prima del 14 maggio assolutamente sì, sono state introdotti e accolti dei suggerimenti, che sono quelli per esempio dei commercianti di Piazza Roma, che chiedevano un'attenzione per il carico e scarico dei clienti per quanto riguarda magari merci voluminose o pesanti, e abbiamo individuato delle soluzioni, così come sono state prospettate le soluzioni sia per l'accesso all'autosilo Iasca o per una carrozzeria che c'è in Piazza Roma, che richiedeva delle rassicurazioni sulla possibilità di accesso per cui, i clienti. Insomma, non siete stati impermeabili alle suggestioni. Assolutamente. Lo stesso spostamento dei taxi in Piazza Roma è frutto di colloqui e di proposte, anche questo. Si andrà avanti in progressione. Qual è il primo passo? L'allargamento di Piazza Roma. Direi Piazza Roma, e a partire con la revisione degli spazi di sosta della zona nord-est, quindi da Via Torno a scendere verso sud. Solo dopo le zone limitrofe a Piazza Volta? Adesso vediamo, fase, comunque saranno ordinanze successive, anche perché ci vuole fisicamente del tempo per modificare le strisce della città. Una rivoluzione dolce, come diceva il suo collega. In ogni caso c'è tempo ancora fino a fine mese per incontri ultimi, sì, scambi di opinioni. Direi no, che l'intenzione nostra è di deliberare comunque la proposta definitiva a metà di questo mese. Poi dopo si partirà a fine mese, certo. Allora, tra pochissimo le telefonate, le email. Volevo chiederle una cosa, ne abbiamo parlato un paio di settimane fa, però poi non le abbiamo più chiesto un commento. Siamo usciti dando la notizia del progetto, dell'ipotesi dell'assessore Magatti sulla Ticosa, l'installazione di un impianto geotermico che poco impatto, alta produzione, sfruttando le linee del Cosia. Cosa ne pensa? Beh, sicuramente una prospettiva interessante, certamente andrà inquadrata nel progetto globale. Ci sono novità, perché ci risulta che ci sia stata un'acceleratina nelle ultime settimane con Multi, l'azienda dovrebbero che consegnarci la loro proposta. Non credo che possa essere una proposta che ci dà un ridisegno globale dell'area come era quella originaria. Primo progetto, diciamo. Certo, il primo progetto riguardava tutta l'area, questa credo che sarà una proposta parziale che andrà inquadrata in una nuova progettazione intera dell'area, quindi non penso che siamo riguardi in fase tutto di bonifica. C'è un po' di ritardo perché si pensava partissero i camion con i cumuli zozzi e inquinati a metà maggio, non sono partiti, dovrebbero partire entro la metà di giugno, almeno così l'assessore Magatti ha detto. È assolutamente necessario. Da quel punto, cioè dal momento in cui tutto ciò che è inquinante viene spostato, ci sono in corso altri accertamenti perché in realtà state scavando ai lati delle buche. Una previsione di massima? No, una previsione in questo caso non la faccio proprio, perché tutto condizionato dall'esito delle analisi di collaudo, per cui è impossibile
fare qualsiasi tipo di previsione. Ne abbiamo parlato qualche tempo fa, il sospetto che ci sia dell'altro materiale da smaltire non è, diciamo, secondario. Per cui, niente, all'esito di queste analisi di collaudo si deciderà anche se e come andare avanti. Esatto, perché magari decidendo una diversa destinazione urbanistica ci si può anche fermare. Si chiude tutto, si fa... No, mica tanto, perché comunque se ci fosse amianto, qualsiasi sia la destinazione, va rimosso. Se ci sono altre sostanze contaminanti, dipende dalla concentrazione, però... Sindaco, il vostro problema è che di soldi ne sono già stati spesi parecchi. Ben per quello non possiamo... Lei, per anni da oppositore, ha sempre detto, tanto più si scava più si trova... mettiamola così, ecco, ricordo suoi interventi lunghi anche in consiglio comunale. Allora, se c'è una quasi certezza, c'è il rischio che questo sia solo un pozzo senza fondo in cui si continua a gettare denaro per poter pulire. Quello, dicevo, all'esito di queste analisi di collaudo valuteremo il da farsi. Non è fiducioso sul futuro di Ticosa? Sono cauto, non sono né ottimista né pessimista, sono realista, voglio vedere gli esiti delle analisi, dopodiché... A ragion veduta si prenderanno decisioni. Ma penso entro questo mese credo che qualcosa sapremo. Cominciamo a far vedere il numero di telefono e email intanto. Prego, scusi. No, dicevo, entro il mese penso che qualcosa di un po' più chiaro avremo a disposizione. E quindi si potrà cominciare a ipotizzare un futuro. Speriamo. In chiave bonifica, però, l'ultima cosa, i rapporti con Multi potrebbero essere determinanti, potrebbero, in base a un accordo futuro, prendersi anche un po' carico del... No, quello credo proprio di no. La bonifica comunque è affare nostro, purtroppo. E allora, siamo alla fine di tutti i temi che abbiamo toccato rapidamente. Ieri la firma dell'intesa con Amici di Como per la riapertura provvisoria estiva del Lungolago, ma insomma, non c'è nulla di nuovo se non la conferma. Primi di luglio, taglio del nastro, no? Sì, speriamo primi di luglio perché i lavori, adesso abbiamo verificato, sono preventivati in una quarantina di giorni, per cui speriamo che ci sia la possibilità di avere un'accelerazione perché... Non suona più, forse c'è, sì. Pronto? Pronto, buongiorno. Buonasera. Buonasera. Sono un cittadino comasco, chiamo da Via Quanera. Prego. Allora, due domande. Allora, innanzitutto sono ripresi i lavori per la posa delle fibre ottiche. Io avevo chiamato a novembre. Avevano effettuato i lavori in direzione della chiesa di Sant'Antonio da Padova. Sì. I lavori non sono stati eseguiti a regola d'arte, stanno rispaccando la strada e non hanno sistemato dove precedentemente avevano lavorato. Quindi chiedo al signor sindaco di farsi portavoce nostro, degli abitanti della zona, di ripristinare la strada come era in precedenza. Grazie, senz'altro. Secondo tema? Secondo tema, allora, io ho incontrato il giornalista presente appunto in trasmissione ieri. Ah sì, ci siamo incontrati ieri, oggi o allora, ieri. Perché? Sì. Perché in Via Italia Libera ci sono 8 stalli di sosta riservati ai funzionari della questura. Cosa succede? Che spesso... non vengono occupati soltanto questi stalli di sosta riservati allora ovviamente dai funzionari della questura, ma vengono occupati anche gli spazi blu impropriamente. Perché impropriamente? Perché io sono passato alla CSU e in CSU il direttore mi ha confermato che quei parcheggi non sono i blu riservati al personale della questura, ma sono riservati alla cittadinanza. Quindi loro stanno parcheggiando e mettono le macchine negli spazi blu, non pagano tutto il giorno e la gente che deve andare lì all'ASL, al nido, piuttosto che al consultorio familiare non trovano il parcheggio. Queste macchine devono essere multate perché i funzionari della questura devono pagare come pagano i cittadini. Non è giusto. Quindi, chiarissimo, grazie mille. Grazie. Grazie. Penso che abbia ragione su entrambe le cose. Adesso verifichiamo per quanto riguarda i lavori in Via Quanera. Ovviamente chi fa degli scavi dopo deve ripristinare il manto stradale a regola d'arte, dapprima con un rappezzo e poi con il rifacimento della carreggiata, giusta la segnalazione, e sulla questura se sono posti non riservati ovviamente devono pagarli come gli altri. Pronto? Eccoci. Pronto, buonasera. 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 Emanuela Diverti da Via Panilano. Buonasera. Allora, volevo dire al signor sindaco che la situazione del COSE si sta muovendo. Quella isola che si era formata da più anni con alberi che arrivavano a 4-5 metri è stata tolta. Vede che l'ascoltiamo?
Sì, però le altre due vacche hanno detto che non possono farle perché è compito del comune, compito di Che Como. cosa? Sono due vasche ancora con delle isole, hanno tagliato Vasche. l'erba, però non tolgono, diciamo, la base di tutti quei sassi, il fango, perché dice che non è compito loro, non lo so. Comunque quella più pericolosa è stata tolta, ringraziamo. Bene. Vabbè, Le le altre altre non due. so, adesso cercherò di capire dagli uffici, mi sembra strano che ci possa essere una parte nostra e una parte loro, se nell'alveo è tutto dell'AIPO. Appunto del consorzio. Certo. Grazie, Buonasera signora, grazie. buonasera a Buonasera. voi. Sono un ragazzo di 20 anni, seguo la trasmissione, leggo spesso sui giornali dei problemi di Piazza Camerlata, degrado del monumento, degrado del sottopassaggio, tempi di attesa, se dei semafori per attraversare da una parte all'altra la piazza. Perché non fare dei passaggi pedonali sopraelevati in modo da permettere ai pedoni transito veloce in punti anche distanti? Forse un intervento costoso, ma credo risolverebbe i problemi. Un sovrappasso è previsto nell'ambito dell'area Trevitex Stazione. per bypassare via Badone. Sulla piazza Camerlata mi sembra un po' più complicato, anche perché un sovrappasso deve essere poi accessibile a tutti, gli spazi non sono granché, non credo che si possano fare delle rampe di centinaia di metri per consentire l'accesso ai diversi gradi di abilità motoria, per cui mi sembra un po' più complessa la Spazio proposta. troppo compresso per poter. Pronto? 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 Eccola, buonasera. Buonasera, io sono la nonna di Tavernola. Buonasera. Buonasera, Buonasera, signora signor nonna. Sindaco. Volevo farle presente lo spazio giochi di Sanino. Non so se lei è al corrente che vorrebbero chiuderlo. Ecco, visto che. Lo vogliono chiudere? C'è stato anche un articolo l'altro Sì, giorno. è vero, signore, è vero. Mi Ecco, sono perso. visto che noi abitiamo in periferia e non abbiamo tanti servizi, e questo è uno dei servizi che funziona e funziona bene da anni, vorremmo che voi teneste prendete questo, perché per me per i bambini è proprio un posto ideale. Lo so, la capisco, signora. Purtroppo siamo in grossissime difficoltà e bisogna scegliere cosa si riesce a sostenere con le risorse che abbiamo. Lo spazio gioco è un servizio in più, accessorio, sicuramente di qualità e sicuramente apprezzato dai cittadini, ma in tanti posti, in alcuni casi, visto anche le tariffe che ci sono, lo squilibrio tra l'impiego di risorse e quanto si ricava dalle tariffe è molto elevato e difficilmente sostenibile in termini anche di personale da mantenere, per cui stiamo facendo delle scelte a malincuore molto difficili, ma abbastanza inevitabili purtroppo. Dobbiamo cercare di concentrare le risorse per avere anche un certo numero di utenza che giustifichi l'impiego del personale. E questa Però situazione. lo spazio giochi di Sannino secondo me è abbastanza utilizzato, cioè le iscrizioni non sono pochissime. Io poi nel dettaglio non riesco a entrare Cioè molto più io so che aggiornato. gli iscritti sono più di 50, capisce che, Certo. cioè voi, cioè Magari tra un paio di settimane con qualche numero in più riusciamo a dare una Sì, è risposta una più cosa che sta seguendo completa. l'assessore Magni e che Allora, ci ha signora, tra informato. 2 settimane magari fa il punto con l'assessore Magni, l'assessore Silvia Sì, Magni e e ne poi riparliamo. Certo, va oltre che bene. può contattare direttamente anche gli uffici e il vice sindaco Magni per avere qualche elemento in più. Io so il senso, le difficoltà, i problemi, ma non conosco i dettagli minuti, per cui qualche informazione in più sicuramente può averla. Ci risentiamo tra 15 giorni con qualche Va bene. elemento più concreto. Grazie signora, buonasera. Grazie, buonasera. Lasciamo spazio anche agli altri. Intanto, questa è una mail di quelle Lunghe. sì, e farraginose. Comunque le chiedono quali punti sono stati realizzati del suo programma, soprattutto per quanto riguarda i passaggi con cui lei ha vinto le elezioni che risultavano essere a costo zero. Bilancio di genere, politica dei tempi e degli orari, reti di mutuo aiuto, banche del tempo, riuso dei beni.
coinvolgere i cittadini nella risposta ai beni di welfare. Questi sono, mi sembrano proprio spuntati, tra l'altro, letteralmente dal Sì, suo sì, programma. sì. Non me ne voglia il telespettatore, ma vi chiedo mail un po' più semplici perché le leggo al volo, quindi, e poi non sono molto lesto nel farlo, quindi. Beh, sulla partecipazione al sistema di welfare siamo sicuramente, abbiamo fatto notevoli passi. L'assessore Magatti, per tutto quello che riguarda le politiche sociali, sta lavorando in stretta collaborazione, in stretta sinergia con tutte le realtà associative presenti sul territorio, e questa era l'unica chance per riuscire a dare qualche risposta qualificata al moltiplicarsi dei bisogni. Quindi su questo sicuramente stiamo lavorando in modo impegnativo e già verificabile. Su altre cose siamo Bilancio più di in bilancio genere. di genere, sicuramente non abbiamo, anche perché abbiamo fatto un solo bilancio preventivo per ora, per cui siamo un po' Politiche dei tempi e degli orari. politiche dei tempi, niente, sono cose sulle quali si sta lavorando, ma non ne abbiamo ancora concretizzato. Reti di mutuo aiuto, vado svelto Quelle, perché. beh, quelle sono sugli ambiti del sociale, E sicuramente. banche del tempo e riuso dei beni. Nel tempo Sempre ci sta sono delle nell'alveo del associazioni che lavorano riuso in dei quel. beni, non so cosa prevedeva il suo programma Non mi su. ricordo. Il riuso Il dei suo beni. programma. Ma il riuso dei beni è molto generico, adesso non so Prendiamo sta cosa camicia si e facciamone intenda, una maglietta. No, non lo ma so, il adesso riuso dei io proprio dozzinale, beni devo dire. è un Vabbè, estratto magari un arriverà po' una specifica. puntuale che non Chiedo scusa a ricordo a chi cosa si attende in riferisca. diretta. Pronto? Si è stufato. Si è stufato o stufata. E allora, vorrei gentilmente sapere a che passo siamo, passo tra virgolette, solita Questa ironia, con ironia, l'attivazione degli sottile ironia. strumenti di e-democracy, uno dei primi punti del suo programma. Cosa state facendo per promuovere la partecipazione dei cittadini nella vita delle istituzioni tramite le tecnologie informatiche gestite da piattaforme indipendenti? Ma qui è un assist di fatto perché avete appena. Sì, è stata appena attivata l'app dall'assessore Spallino, ne ha dato informazioni nei giorni scorsi sulle segnalazioni delle problematiche, in particolare della strada. Sì, è un'applicazione per Android e iOS, scaricandola Lo sullo sa meglio la di smartphone, me. Io si non ce può l'ho. segnalare un disagio, una Sì, buca, un vandalismo anche, certo. e poi si invia tutto al comune che lesto dovrebbe Che l'esto intervenire. lo Lo saprà sa, poi poi quante ne. tutto No, beh, archiviato. poi anche per quanto riguarda gli ordini professionali, la prenotazione online per gli appuntamenti e per l'accesso agli atti, no, si sta pian pianino L'assessore facendo Spallino l'altro qualcosa. giorno, nella sua newsletter, che ci dà sempre un sacco di spunti, presentando questa cosa, diceva però purtroppo noi abbiamo poca incidenza sulla gestione del nostro sito. So che attivare dei servizi è sempre un processo lento, denunciava un po' questa Eh cosa. beh, come in tutte le cose complesse bisogna riuscire a entrare bene nei meccanismi, ci sono vari uffici che si interfacciano su questi aspetti, per cui sono cose da Diciamo, detto sbrogliare pian fatto, ancora piano. non. Detto fatto non esiste nella pubblica Pronto? amministrazione. Ma non avete pazienza questa sera. Poi andiamo avanti con le email, tanto ne abbiamo in quantità industriali. Vorrei chiedere al sindaco quando sarà l'ultimo giorno di ACSM Ambiente per la gestione della nettezza urbana. Spero vivamente che la nuova società che ha vinto la gara d'appalto, la Prica, porti una maggiore. La leggiamo dopo, prendo la telefonata perché sennò. Se no sì. Pronto? Pronto? Sì, pronto, buonasera. 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 Espansione TV? È in diretta, prego. Sì, pronto, buonasera. Io sono una Buonasera. cittadina di Via Priva, Sì. Trecallo. È da un anno che predicate che venite ad asfaltare questa via. È una via improponibile, piena di buche. La carreggiata è ridottissima, non entra neanche Conosco un'ambulanza. bene. Siamo dimenticati da Dio. No, l'ambulanza dovrebbe entrare, mi No, ricordo non dai tempi entra, della entra da poco. Guardi, abbiamo circoscrizione. avuto un caso il mese scorso di una bimba che si è sentita male e l'ambulanza è dovuta venire su dal bosco con mille difficoltà. Via Somalvico. Esatto. Vabbè, è Cioè, è una veramente una mappatura in via testa. assurda. Io vorrei che qualcuno facesse qualcosa anche perché sulla provincia c'era scritto che il 18 marzo 2012 sarebbero iniziati i lavori per asfaltarli. Il 18 marzo non si è presentato nessuno, così come era scritto nella 2012? Consigliere. Esatto, Oh, sulla io provincia non dell'anno ho in mente che ci scorso. fosse in elenco Via Priva per le asfaltature, mi Guardi, informerò. Sì, era scritto sulla provincia. no, non dubito, signora. Io non ho Si può fare memoria una che ci verifica. fosse prevista
A parte che nel marzo 2012 non ero sindaco, però non ho in mente che sia nell'elenco delle asfaltature. Ovviamente se ci fosse mi farebbe molto piacere confortarla nella sua richiesta. Verifichiamo per capire come mai c'era questa notizia. Sulle dimensioni, sulla larghezza della sede stradale, è una situazione che conosco bene da molti anni, purtroppo, sin dai tempi in cui ero in circoscrizione. Erano stati fatti alcuni piccoli interventi per adeguare un attimino il calibro della carreggiata. È molto complicato, lei lo sa meglio di me, perché ci sono i muri di sostegno enormi del terreno della chiesa sopra, e quindi non è semplicissimo. Quello che è certo è che l'incremento delle edificazioni che ci sono state in questi anni hanno aggravato il problema. Credo ecco, si debba però andare a una pubblicità. Voi intanto finite di duettare e attendo lumi dalla regia. Prego signora, scusi. Sì, no, io intanto comunque almeno pensate all'asfalto, perché veramente qua rischiamo le macchine. Sì, sì. Chiarissimo. Cerco allora di capire in che termini era previsto e quando, ma poi se fosse possibile più che volentieri ovviamente. Giuseppe Andreotti ha detto sì, devo andare in pubblicità. La saluto, ci vediamo grazie. Tra poco. Abbiamo buonasera. Stasera puntata ridotta, abbiamo solo un quarto d'ora, quindi cerchiamo di correre. A tra poco. Oltre 400.000 affezionati telespettatori come te seguono ogni giorno i nostri TG, si appassionano ai nostri film, agli approfondimenti giornalistici, ai nostri cartoni animati. Scopri come raggiungere oltre 3 milioni di contatti netti ogni mese in tutta la Lombardia. Per la tua pubblicità su ETV, telefona allo 031 33 00 690 o visita il nostro sito. A Capodiponte ha sede il caseificio Cisva, che produce formaggi di alta qualità, come la Rosa Camuna. Per parlare di lui bisogna partire dalle incisioni rupestri della Valle Camonica, ma è anche un formaggio giovane. Racchiude un territorio che parte dal lago d'Iseo fino al ghiacciaio dell'Adamello. Ogni piccola fetta vi racconterà la nostra storia. Città Nuova, oltre Sant'Elia, Como, Villa Olmo e Pinacoteca Civica, dal 24 marzo al 14 luglio. A Giussano, T70 è anche outlet, con tantissime occasioni a prezzi sempre scontati. Mobili di ritorno dalle fiere, dai servizi fotografici e fuori produzione, armadi, librerie, cucine, camere da letto e una vasta offerta di oggettistica e accessori per un arredamento completo, super scontato, ma sempre firmato T70. Vi aspettiamo anche la domenica. T70 Outlet. La qualità da boutique a prezzi outlet. www.t70outlet.it. Matteo è un bambino come tutti, vede, sente, ma non capisce il mondo, perché il mondo non rispetta i suoi tempi. Matteo è un bambino con autismo. Non lasciarlo nella sua solitudine. Invia un SMS o chiama da rete fissa il 45504. Aiuta i bambini con autismo a trovare un mondo che li comprenda, un tempo che li rispetti. 45504 per Oltre il labirinto. Oltre la solitudine c'è un mondo per i bambini con autismo. Allora un po' di spazio anche alle missive digitali, appunto siamo a quella precedente, quando ci sarà il passaggio di consegne tra CSM e Aprica, cioè il nuovo gestore della pulizia in città. Se tutto va liscio, dal 1° luglio dovrebbe entrare in vigore il nuovo appalto. Ciò non vuol dire però... Per i primi sei mesi le modalità di raccolta resteranno invariate, mentre dal 1° gennaio dovrebbe cominciare... A seguito di tutta la fase di informazione, la nuova differenziata, la nuova differenziata, ultra differenziata con l'umido, insomma, certo. Diventa una cosa seria. Non so se sia fuori tema, no, assolutamente no, o se la domanda sia già stata posta. In via Milano Alta l'accesso alle moto è consentito? Sì. Credo si riferisca ovviamente al segmento. C'è il cartello, sì. Però evidentemente non era chiaro.
Sono una giovane ragazza, volevo complimentarmi con l'assessorato e il sindaco per le giornate dedicate allo sport nella zona del Monumento ai Caduti del Tempio Voltiano. È stato un bel fine settimana, sì, sabato e domenica, molti bambini, tanti sport, tra il Tempio Voltiano e il Monumento ai Caduti, belle giornate. Due settimane fa, buonasera sindaco, due settimane fa riguardo dei Cannabis Club, si ricorda? No, evidentemente, non mi ricordo, persona preparatissima, mi ha risposto che non si può. Sono nati ovunque, anche con legislazioni peggiori della fine Giovanardi, che la Corte Costituzionale sta giudicando. Basta volerlo sul fatto che ci siano cose più importanti, una valutazione personale. Io chiederei a un malato di distrofia muscolare o di cancro se non è una priorità, visto che le proprietà officinali della pianta sono dimostrate, insomma... con la stessa pianta sostituiremo tutti i prodotti derivati dal petrolio, si fanno mattoni, farina, olio, insomma va approfondito. L'invito caldo è aprire i Cannabis Club a Como. Ho come il sospetto che la direzione del sindaco sia un'altra, però questa gliela giro se vuole. Approfondirò. E allora ancora spazio per qualche telefonata, abbiamo 11 minuti e adesso ecco. Altra mail intanto, scusate che maleducato, non ho salutato, è sempre il signore dei Cannabis Club che la saluta. Intanto che siamo in attesa di una telefonata, per quanto riguarda la differenziata nuova, ci sarà un impegno estremo richiesto ai cittadini. Sì, assolutamente, allora, anche per i cittadini. Ci vorranno 6 mesi almeno di campagna informativa. Sì, ma ne abbiamo già parlato con Aprica, loro hanno... Beh, un programma consolidato di informazione, anche di iniziative nelle scuole, di iniziative pubbliche per spiegare bene come approcciarsi a questo cambiamento. Bisogna anche attrezzarsi in casa, perché vuol dire avere più bidoni. E chi non ha spazio come fa? Troveremo il modo di spiegare come si fa. Come si fa a ottimizzare lo spazio in casa, chi vive in bilocali. Si può fare, tutto. Pronto? Pronto. Buonasera, sì, benvenuta. Buonasera. Io sono un abitante di Prestino. Prego. Ecco, io siamo un po' stanchi, perché qui ci stiamo vedendo arrivare dei personaggi presunti profughi che aumentano a vista d'occhio. Si era chiesto se Prestino fosse esentata, diciamo, da queste persone. Sono rumorosi, alla sera giocano a pallone, si sentono... Gente che lavora tutto il giorno, ci dobbiamo sentire queste persone che giocano fino a tarda sera all'oratorio, togliendo anche, diciamo, il campo ai ragazzini che potrebbero benissimo giocare. Ce li vediamo schiamazzare di brutto, adesso ci troviamo anche gli zingari al semaforo, scusate. Cioè, ma qui siamo sulla strada del Pisapia, no? Milano è peggiorata e stiamo facendo peggiorare anche Como. Io a 14 anni, signor sindaco, mi alzavo alle 4 di mattina per andare in tessitura a lavorare. È uno schiaffo morale per me, che ho sempre fatto una vita di grandi sacrifici, vedere queste persone belle disposte che potrebbero benissimo rendersi utile in altre cose e invece sono così. Io ho portato a casa un giornale da Bellinzona la settimana scorsa e gli svizzeri dicono che per loro i profughi, che poi sono selezionati e non sono in grandi quantità, sono una risorsa, in quanto le montagne di Lucomagno e dintorni sono lasciate a questi ragazzi, questi profughi, diciamo, li puliscono questi boschi, li rendono, diciamo, più accessibili, gli danno praticamente un lavoro da fare. Faccio rispondere, signora, le faccio rispondere subito, grazie intanto. Non è possibile. Grazie. Ci sono diverse situazioni, diverse condizioni, i profughi, i richiedenti asilo non possono lavorare, se sono in attesa del responso sulla loro richiesta d'asilo non possono essere fatti lavorare. Invece sui profughi diverse iniziative sono state fatte con l'emergenza Libia nel corso dell'anno scorso e negli mesi passati. Giardini diversi pubblici, hanno lavorato nei giardini pubblici, hanno ritinteggiato le scuole, per cui ci sono diverse tipologie, diverse situazioni. E poi tanti lavorerebbero anche volentieri se ci fosse un po' più di lavoro. A proposito di emergenza profughi, ne abbiamo parlato con l'assessore, se ne è occupato il collega Peverelli del Corriere. C'è questo problema dei profughi, una decina, non sono 20, non sono tantissimi, che stazionano
fuori dalla questura in attesa di una risposta, perché pare che la questura si interfacci con voi. L'assessore Magatti dice non abbiamo più noi posto. Non abbiamo più posto. E tra questi ci sono due ragazzi che da un paio di giorni sono più o meno 24 ore su 24 lì davanti in attesa di sapere cosa fare. Si tratta proprio in questo caso di richiedenti asilo, quindi in fuga da situazioni specifiche. Il problema è che insomma la nostra legislazione, le nostre normative fanno ricadere queste situazioni di disagio, che sono situazioni di disagio effettive, sugli enti locali che non sono. Ma siamo al punto in cui 20 persone non sono più gestibili? No, noi i centri di accoglienza sono tutti pieni, a noi sul comune ricade anche la responsabilità e l'onere dell'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati. Noi siamo assolutamente attenti e disponibili a dar risposte a questi bisogni. Non possiamo farcela senza l'aiuto dello Stato, anche perché sono problemi che non riguardano semplicemente l'ente locale, ma riguardano tutta la comunità nazionale. Per cui il Comune di Como non può sostenere oneri che superano il milione di euro per dar risposta a questi bisogni senza un aiuto da parte dello Stato. Tornando alla sua risposta precedente circa il processo di informatizzazione democratica del comune, l'e-democracy è un'altra roba, non la app per segnalare le buche e i problemi che dovrebbero essere già monitorati dai tecnici comunali. Questa è una piccola polemica. Pronto? Niente. Il telespettatore che chiedeva delle moto in via Milano dice: grazie per la risposta, il cartello però si riferisce ai motocicli e un vigile non è stato in grado di assicurarmi che l'accesso alle moto sia consentito. I motocicli sono le moto, casomai i ciclomotori allora. E questo è, leggo testualmente, sì, credo anch'io intenda. I motocicli sono le moto, sì, quindi non se possono i motocicli, possono, ritengo, anche i ciclomotori. Diciamo, mi informerò anch'io prima di dare un'informazione sbagliata poi che poi mi mandano le multe. No, ma poi dimentica a casa il bigliettino, quindi... No, ma mi ricordo le risposte, me le ricordo. E allora, abbiamo una telefonata, se non l'ultima quasi. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera. Telefono da Como, abito sulla Napoleone. Volevo dirle... Se per piacere poteva spostare quella fermata del bus dove c'è lì la scuola studi e lavoro, che lì al marciapiede quando si scende del bus è pericolosa. Se poteva metterla, gliel'avevamo detto anche al sindaco Bruni, di metterla dove c'è la chiesa di San Francesco. Non ho capito la zona, sa signora? È lì dove c'è il mercato, sa dove c'è la studi e lavoro? Ah, ok, angolo via Mentana, c'è la fermata del bus. La signora dice dà fastidio lì. Dà fastidio perché è troppo stretto quel marciapiede lì. Quando si scende dal bus, chi deve salire, chi deve scendere, lì succede... Via Mentana? Angolo via Mentana. Sì, dove c'è la studi e lavoro, quella scuola lì. Di fianco al tribunale, c'è la fermata del bus. Tribunale, via Mentana, fermata del bus. La signora dice, scusate, io intanto ho un problema col microfono. No, non avevo capito. E perché non ho capito perché non va bene la fermata lì, scusi perché signora. Perché lì, quando si scende si sale, il marciapiede è stretto, c'è tutta la gente che aspetta il bus lì. È che è un punto abbastanza strategico per l'accesso ad alcuni servizi, tipo il mercato coperto, tipo il tribunale. Non vedo una grande alternativa in zona per individuare. Comunque chiederò agli uffici di verificare se ci sono situazioni più adeguate. Però il punto è strategico per tanti servizi. Signora, devo essere rapidissimo, abbiamo tre minuti. Buonasera. Vorrei sapere se mantenete i posti per le moto in Piazza De Gasperi oppure ne create degli altri. Più moto, meno inquinamento, c'è anche uno slogan. Nel progetto di modifica di variazione della sosta e di estensione della ZTL sono previsti circa 100 posti moto aggiuntivi rispetto a quelli attuali in varie punti della Convalle a ridosso della città murata. Mi chiedevano l'altro giorno, tra l'altro telespettatori incrociati per caso, se rimarranno invece quelli in zona Liceo Volta, sotto la torre, all'interno. Sì, quelli non vengono toccati. Ci saranno in via Pretorio al posto dei posti auto che ci sono, ci saranno in via Cadorna, all'inizio di via Cadorna, verso via Volta, diciamo, via Diaz e altre, via Garibaldi. Proposta per il parcheggio di Camerlata, ex ospedale, non riusciamo a farlo diventare un polo culturale per mercatine e fiere? Mercatini e fiere? Mi sono... Può ragionare su tutto, dovrebbe essere prima di tutto un posteggio, bisogna capire quanto costa adattarlo ad altri usi, però quello potrebbe essere anche un uso che non richiede grandi,
grandi risorse o grandi modifiche strutturali, potrebbe essere un'idea interessante da verificare. Siamo grazie giunti alla fine, il dovere istituzionale ci porta via il primo cittadino prima del dovuto questa sera, perché si discute di piano di governo del territorio, insomma si direbbe tanta roba. Tanta roba, meglio esserci. Esatto, dovete chiudere entro il 13. Entro il 13 giugno, sì. Altrimenti sono dolori. Altrimenti salta tutto, ritorna al vecchio piano regolatore ed è una cosa che certo noi non vogliamo. Quindi la lasciamo andare. Andate a oltranza anche stasera? No, stasera no. Ce la fate. Però tappe forzate, praticamente un consiglio comunale a sera. Domani, questa settimana tutte le sere, non il venerdì, la settimana prossima altri tre consigli. Quindi buon lavoro, noi grazie. Ci rivediamo, dovremmo rivederci il 18. Il 18, penso proprio. E allora il 18 con un portato di questioni aperte che vanno risolte, anche quelle che abbiamo dimenticato questa sera. Io se le avevo però. Ah no, 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 vabbè, fa niente, colpa mia, come sempre colpa mia. Grazie sindaco, grazie a tutti, a presto. Buonasera.